reason wins. Ciao a tutti amici di Player Inside e benvenuti a una nuova puntata delle uscite del mese. Esatto, siamo al mese di marzo 2014. L'anno che ogni volta mi 2014. Ah, 2014. Come sempre queste uscite sono in collaborazione con ludomedia.it, quindi esatto. Insomma, le date ce le danno loro, se sono sbagliate non è colpa nostra. Anzi loro, nel frattempo andatevi apposta a iscrivervi in questo social network e chiedete ma che cazzo scrivete, date di merda a iscrivervi. Cominciamo con il 4 marzo perché è uscito The Walking Dead Season 2, Episode 2. Vabbè, The Walking Dead, il secondo episodio della seconda stagione, ogni volta dobbiamo fare gli internazionali. Comunque, scaricatevelo, ovviamente non gratis perché costa. Noi abbiamo deciso di scaricarlo per tutto in una volta, tutta la stagione, perché sennò così fa veleno. Il 6 marzo, finalmente, cioè domani. O 6 o 7. Sì. 6 o 7, qua c'è scritto 6. C'è dubbio, comunque più o meno. Noi diciamo 6. Esce South Park, il bastone della verità, finalmente, l'attesissimo GDR di Obsidian dedicato a questa serie animata molto poco convenzionale. Sì, che qui in Europa farà schifo, io vi consiglio di prendervelo in versione USA perché sostanzialmente è censurato. Quindi vaffanculo alla censura, peggio per voi che l'avete censurato, non lo dobbiamo comprare europeo, questo è quello che vi consiglio io, cioè boicottiamo South Park in Europa. Compriamolo USA. Detto questo noi lo prenderemo. Detto questo noi lo prenderemo da GameStop qui a Catania. No vabbè, scherzo, non lo so. Ancora non l'abbiamo prenotato apposta perché sapevamo di questa storia della censura, che è veramente una cazzata. Le cose Vogliono dette. Il 7 marzo esce una cazzo. Una no, Pac-Man and the Ghostly Adventures. Dite come Raiden, Pac-Man che ha fatto la storia dei videogiochi, dice che è una cazzo, una minchia. No, questo è un platform. Il fatto è che è un platform basato su una serie animata basata su Pac-Man. Pensate voi che cacata che deve essere. Madonna. Che esce per tutte le piattaforme. Esce per tutte, quindi ancora più cagata, perché come questo è un gioco fatto per tutte le piattaforme. Il 7 marzo esce un nuovo capitolo della serie Atelier. Ne sono usciti 7000. Esatto, mi dovete scusare ma devo leggere il titolo perché è difficilissimo. Atelier esce da quella porta. Alchemist of the Dusk Sky. Perdoneranno i fan della serie. Sì. Se lo sanno loro. Ci sono fan della serie? No, perché effettivamente io giocai Atelier Iris, mi pare. Beh, giocai, una parola. Giocai, provammo. Ci ho provato, ecco. Comunque, sicuramente sarà una serie che per i nipofili. Però cazzo, non riescono a queste cose, non esce Yakuza 5. Ma veramente, dai. Cioè, questo qua quanti fanno ora? Più di Yakuza, non penso, no? O forse sì, chi lo sa. Valkyrie Chronicles. Chi lo sa. E poi il 13 marzo, chi ha un Xbox One può dare finalmente senso anche a questa console. All'acquisto, a 499 euro buttati finora. Con Titanfall. Che però a me in realtà non è che interessa. Però lo prenderò, mi sa che lo prenderò. Sono tantissimi fan di questo genere di giochi che stanno aspettando. No, ma infatti quando ci hanno scassato la minchia con questa beta, ragazzi, allora, così rispondiamo. Non abbiamo fatto, quindi ormai è andata, un video sulla beta di Titanfall. No. L'hanno fatto tutti. E il 14 marzo esce un altro gioco per cui voi non fate altro che dirci, che parlarcene. Vi piace, non vi piace, quando ci giocate. È uno dei titoli più chiacchierati e più attesi in assoluto. Io ho tutta l'intenzione di giocarmelo. Stiamo parlando di Dark Souls 2. Perché che? Io per esempio ho giocato 25 ore con Demon Souls. Avresti finito 12 volte Ground Zeroes. Perché... Però intendo recuperare perché veramente ne stanno parlando in troppi, quindi sono diventata curiosa. Sì. E sempre il 14 marzo i possessori di questo Nintendo 3DS. Non questo. No, solo questo, quindi tu, fine. Caspita, però quante ditate, cioè vanifichi l'opera d'arte con le casette, le mele, le foglie. Ma io lo uso moltissimo. Capito, però insomma. Comunque potranno mettere le mani su una perla per tutti gli appassionati di Nintendo in generale e dei platform in particolare, con Yoshi's New Island. Come l'ho detto? Yoshi's New Island, che è praticamente il secondo capitolo ufficiale della serie Yoshi's Island, cioè nel senso ne è uscito soltanto uno, prima su Super Nintendo, che era veramente un capolavoro, disegnato coi pastelli, una cosa. Poi uscì anche su DS. Diciamo che il New ormai piace a Nintendo, mettere New dappertutto. Se ne stanno pure un po' approfittando. Cioè, New Super Mario Bros. Praticamente a me ne sarebbe bastato uno o due al massimo, e ne hanno fatti 7000 per tutte le console. Comunque,
Nintendo in questo periodo è anche questo. Salutiamo Nintendo, sì, che ci segue. Che ci segue sempre. Ciao Nintendo. E il 20 marzo saremo impegnati per due orette scarse. Sì, così. Due orette scarse. Se avete due orette di tempo, ecco, invece giocate. Di guardarvi tipo Le Iene, Il Fratello, oppure che ne so, Uomini e Donne, tutti i programmoni stiamo di dicendo. Cultura. Amici di Maria De Filippi, giocatevi Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, che come sappiamo durerà il tempo di una di una partita di calcio, ecco, diciamo così, un po' di più. Però in compenso, con le interviste post partita. In compenso costerà un po' meno rispetto ai giochi normali, mi pare 39€. 39,90 circa, almeno su PS4 e Xbox One. Sì. E in compenso è sempre un fottutissimo Metal Gear, quindi si deve avere, io lo avrò, lo giocherò, lo avrò. Altro protagonista Big Boss, che a me piace tantissimo. Un fottutissimo boss, insomma. Metal Gear. Ma il 21 marzo finalmente diamo un senso, abbiamo dato già un senso alla One, adesso diamo un senso alla PlayStation 4 che da me è spenta da mesi e mesi. L'ho accesa solo per accettare le richieste di amicizia vostre. Idem, in ritardo, esatto. Ancora ne devo accettare altre, ma ragazzi abbiate pazienza. Grande, 200 richieste. Esce Infamous Second Son. Ah, finalmente il titolo della Madonna che aspettavo, per me... Di più due, sì, ecco, no, io soprattutto io. Per me è veramente un bel ritorno all'universo di Infamous. Questo tra l'altro sembra ancora più cazzuto e poi soprattutto la grafica sembra veramente eccezionale. Sì, ma anche proprio il gameplay, l'idea di gameplay, essere molto divertente. Anche il gameplay. Però sai, il gameplay già era buono su Infamous, lo hanno leggermente sistemato e cambiato in Infamous Second Son. E quindi quello che diciamo colpisce di più in questo episodio è sicuramente la veste grafica. Le espressioni facciali sono molto simili, sì, a quelle di Elaine Noir. Hanno avuto un sistema di motion capture dei volti molto simile a quello di Elaine Noir, anche se quello di Elaine Noir rimane ancora superiore. Però bello, bello, non vedo l'ora di giocarci, ma voglio essere un fottutissimo supereroe. E quindi 21 marzo, tanto fai il compleanno a mio padre. Io lo regalo a lui, dico, tieni, guarda il tuo regalo. Ma io non so neanche che cazzo sono i videogiochi. No, ci gioco io, ciao, grazie, il regalo fatto in realtà. Il 21 marzo, sempre lo stesso giorno, esce un'edizione HD Remaster che io normalmente non compro le edizioni in HD, no, però, diciamo, è raro. Però questa volta farò un'eccezione perché parliamo di Final Fantasy 10 e 10-2. Vabbè, 10-2 purtroppo ce l'hanno appioppato. 10-2. Che non è che... Ecco. Che poi specifico, perché una volta l'ho detto e... qualcuno mi ha ripreso, non è che secondo me è brutto Final Fantasy No, non ho ripreso le commenti. A me è piaciuto, però diciamo che non ha nulla a che vedere con Final Fantasy. È un gioco carino. Ma sì, sì, ecco, carino, con i vestiti. Carino, con i vestiti. Gira la moda. Gira la moda. Devi cambiare. Ma è divertente, che però. Una puttana, è una puttana. Lo diciamo, sì, cioè, è, un, è esatto, una puttana. Esatto, è divertente, però non ha nulla a che vedere con Final Fantasy 10. Io l'ho prenotato, mi sa, per PlayStation 3 su Amazon.it, ma tipo 8 mesi fa. Ma però, io preferirei. Però preferirei. Ora vedo se posso cambiare la prenotazione. Perché lo vorrei prendere su PS Vita. C'è parecchio Giappone questo mese. Sì, c'è, sì, parecchio Giappone. E dobbiamo anche annoverare The Witch and the Hundred Knights per PlayStation 3 esclusiva. Un gioco. Sempre il 21 marzo. Non ne so neanche su questo gioco. No, esce 21 marzo. Ciao. Tanto comunque abbiamo detto che siamo in collaborazione con Ludomedia.it. Appunto, su Ludomedia.it trovate l'articolo che noi vi mettiamo in descrizione con gli approfondimenti. Lo stesso giorno esce Yaiba Ninja Gaiden Z. Sì. Z. È tipo Jay-Z, no? Jay-Z, Jay-Z. Sì, non si capisce. Non si sapeva come si doveva chiamare, quindi... Per tutte le piattaforme, Xbox 360, PlayStation 3 e PC. Il 28 marzo, sì. Deception 4, Blood Ties. Anche su questo non siamo granché preparati, figuro, ma proprio questo. Vabbè, dai, sono due titoli su cui non siamo preparati, può capitare, non è che uno può, cioè, va bene essere delle enciclopedie viventi, ma è su quello che è passato. Ora ci documenteremo, magari giocheremo pure questi titoli. Il 28 marzo, sempre per 3DS, uscirà un gioco che mette insieme due serie che noi amiamo molto, che sono Professor Layton e Phoenix Wright, quindi Professor Layton vs Phoenix Wright. Che noi già non possiamo dire nulla, ragazzi, però insomma a marzo ne potremo parlare. Esattamente. E il 28 marzo sempre fa concludere il mese di marzo con una cagata stratosferica. Perché? Ma questa prevenzione. Sì, 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 sì. MX, GP, MGXB, come cacchio. Official Motocross Game, videogame. Tu te lo...
Sì, io sono indecisa tra professor Layton e motocross. Allora, obiettivamente, quanti appassionati ci sono di motocross all'ascolto? Tutti quanti. Il motocross può essere, ci sono appassionati. E marzo è anche il mese delle collection. E infatti il 7 marzo esce Dead Rising Collection per 360. In esclusiva per Xbox 360, sì. Questa Money Grabber Collection. Sì, che ovviamente non include l'ultimo Dead Rising per Xbox One. Sempre Xbox One come fai a girare su 360? Comunque, Dead Rising Collection, il primo e il secondo. E poi anche Off the Record, che è un episodio speciale. Non c'è Chop Till You Drop, che era esclusiva per Wii. E tornando a parlare di Collection, il 14 esatto. marzo esce Darksiders Collection per 360 PS3 PC, che include ovviamente i due capitoli Darksiders che sono usciti, e anche Red Faction Collection. Bene, fateci sapere voi che cosa comprerete questo mese o se risparmierete i vostri soldi esatto. in attesa di tempi migliori. Cioè, sempre potete scrivere qui sotto. Siete stati in tanti nel mese di febbraio, sì. magari a sto giro sarete di meno perché marzo è più pieno di sì. giochi per tutti i gusti, quindi potete scrivere benissimo una merita minchia, una beata minchia, insomma qualcosa che finisca con minchia. Bene, alla prossima, il mese prossimo sarà dopo marzo e in aprile, giusto? Ma così dicono. Si avvicina sempre più il mio 30° compleanno. Che cosa mi regalate, ragazzi? Dai, ragazzi, regalatemi qualcosa. Se non fai regali. Che cazzo, scusa, minchia, noi facciamo i video, non fanno un cazzo. Cioè, mettono i like. Va bene, mettono i like, però insomma. Va bene, dai, ci accontentiamo dei commenti, della vostra presenza, dei vostri complimenti. Vi ringraziamo sempre. Non finiremo mai di ringraziarvi abbastanza. Però fate in modo di essere 100, 200.000 entro fine mese. Moltiplicate, fate dei figli. Fate fateli iscrivere subito. Nipoti, zii, parenti, eccetera, eccetera. Alla prossima! Alla prossima.